Al via la terza edizione del Gran Premio Barman domani, sede della prima tappa di questo prestigioso premio, l'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio. Si tratta di una gara riservata agli allievi degli istituti professionali alberghieri dell'intera regione Campania. E l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio è la prima tappa di una prestigiosa maratona che vedrà protagonisti i barman di domani. La maratona è targata ALBES, Associazione Bere Consapevole e Bonton. È un grande onore ospitare qui l'AIBES della Regione Campania e abbiamo avuto questo onore di ospitarli qua come prima tappa dopo tanto lavoro e tanto, insomma, tanta insistenza dalla nostra dirigenza. Siamo riusciti ad avere la prima tappa di concorso Barman domani, che è riservata a tutte le scuole alberghiere della regione Campania, ma è riservata a loro anche per far capire ai ragazzi il tema, appunto, è bere miscelati in modo consapevole. Infatti, tutte le ricette non possono contenere più del 25% di alcol. Abbiamo scuole di eccellenza come il Cavalcanti di Napoli, Pagani, Nocera, Caserta, Benevento, Ercolano, poi Battipaglia, Sapri e quant'altre. Diciamo che c'è proprio il gota dell'AIBES. L'AIBES, con queste manifestazioni, diciamo che è qui che si formano i futuri professionisti del mondo del settore del bere miscelato. Abbiamo ideato con il gruppo di lavoro di AIBES Campania questo circuito itinerante che gira tutta la Campania andando negli istituti alberghieri, anche perché diciamo nell'ultimo periodo l'alcol è stato un attimo demonizzato. Allora noi vogliamo andare soprattutto dai ragazzi ed educarli al bere consapevole, al bere moderato. Proprio per dimostrare che si può bere, si può divertire, però in un modo sano, senza per forza ubriacarsi, senza. Quindi gli insegniamo, cioè insegniamo, cerchiamo di educarli a bere. Infatti, tra le regole del concorso c'è il massimo 25% di alcol, quindi i ragazzi devono studiare poi accoppiamenti di liquori e via dicendo, proprio rimanendo, facendo un drink che sia piacevole, bevibile, però senza eccessivo alcol. Noi come Istituto Sacco, appunto, abbiamo partecipato anche nelle edizioni precedenti, questo è il terzo anno e devo dire, ottenendo anche buoni risultati. Sono stati diversi i nostri ragazzi che sono stati premiati e credo che questo sia stato un concorso per loro che comunque li ha aiutati a crescere. È chiaro, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, quello di far crescere i nostri ragazzi, di sviluppare le loro competenze e perché no di scoprire dei talenti. Infatti, una delle finalità appunto del concorso è proprio questo, attraverso queste gare. Gli operatori, gli esperti del settore osservano gli studenti ed eventualmente poi, appunto, andando alla ricerca di talenti, consentono loro di partecipare a gare a livello nazionale, perché questa appunto è una gara regionale. Chiaramente poi quelli che si classificano nelle migliori posizioni, i vincitori delle gare regionali, poi vengono portati poi a livello nazionale. Quindi noi speriamo appunto in questo.